Capire se, quando e soprattutto come la nuova linea del tram passerà a Volta Barozzo rimane una, se non la principale questione in questo quartiere di Padova. Un dibattito nel quale non mancano le polemiche, per il quale è nato un comitato no rotaie che si è distinto in iniziative che spaziano dalle manifestazioni di protesta ad un happening con passaggi di sagome a grandezza naturale dei convogli per dimostrare quella che il comitato sostiene essere la scarsa fattibilità del progetto. Ma a Volta Barozzo sono tante le richieste che i residenti rivolgono tramite i nostri microfoni all'amministrazione comunale. Rendere una pista ciclabile più ciclabile, fondamentalmente una strada veramente piccola, una pista ciclabile inesistente fino tipo all'ingresso del ponticello, poi basta. Beh, dei marciapiedi più consoni. In che senso? Sono tutte buche e quindi è facile anche mettere il piede male e cadere. Ti è mai capitato? Sì. Meno traffico. C'è troppo traffico. C'è tanto traffico, sì. Soprattutto le ore di punta è pericoloso, ma comunque anche la sera, perché c'è la gente che esce dalle laterali come bolidi. Corrono parecchi. Esatto, proprio. Il dibattito poi inevitabilmente finisce lì, la nuova linea del tram. Il tram è una bella comodità perché il servizio fa sempre comodo. Dipende però come viene impostato e la viabilità qui dà. Un quartiere che è un quartiere grosso, però ha degli spazi limitatissimi. Il fatto di ingolfarlo ulteriormente col tram non è un grande progetto, insomma. È superato. Non lo vuole? No, penso che sia superato. In Cina stanno facendo quelli che vanno sulle strisce verniciate. Noi pensiamo ancora di buttare giù l'asfalto e lasciare dei lavori che chissà quando iniziano e chissà quando terminano.